Salve, parliamo qui delle agate Leis. Le agate Leis sono un tipo di agata un po' particolare, con una genesi leggermente diversa da quella delle agate che abbiamo visto fino qui. Le agate Leis hanno in genere più o meno questo aspetto. Leis vuol dire merletto, in quanto si tratta di agate bandate, ma con andamento molto complesso. Sono agate in vene e sono caratterizzate dall'alternanza di bande di calcedonio a bande di quarzo, spesso di grandi dimensioni e spesso ametista, o altri minerali come può essere calcite, aragonite, barite, eccetera. Queste agate si trovano, come abbiamo detto, in vene, non sono mai nodulari e sono caratterizzate, qui ci sono due delle più famose, il Crazy Lace del Messico, ha delle lunghe file di cristalli di calcite. La Sobelli Agate del Colorado ha queste grosse bande di quarzo ametista. È molto frequente che queste agate siano associate a giacimenti minerari tipo oro, argento o rame e sono in genere più profonde delle agate a cui siamo abituati, che sono diciamo, di suolo, si trovano in ambiente pedogenetico. Queste si possono trovare in miniere. E queste agate sono molto più comuni di quanto possiamo pensare. Il più delle volte non hanno una colorazione sufficiente da entrare nel mercato del collezionismo o della manifattura di oggettistica, e solo in certi casi quando sono di grosse dimensioni e con colorazioni vivaci. Inoltre, queste agate vengono spesso trovate in miniera, e quindi, come sappiamo, le miniere hanno delle regole ferree sulla estrazione di campioni dal collezionismo, quindi può essere che arrivi sul mercato un quantitativo di un materiale per pochi mesi e poi la miniera deve continuare inesorabilmente e quindi questo materiale sparisce. Ecco, vediamo, questo è il tipico Crazy Lace con la calcite a dente di cane, che vediamo è intercalata alle bande di calcedonio, però poi, come abbiamo visto, ci sono delle bande di aragonite e anche delle bande di quarzo qua sotto. Questa è la Sobelli, tipica agata del Colorado, anche qui vediamo che c'è un'alternanza di calcedonio celeste con quarzo, costantemente in bande piuttosto grosse rispetto a quelle a cui si è abituato nelle agate nodulari, fino a arrivare a delle bande di spessore centimetrico. Questa è l'Amethyst Lace, che viene dallo stato di Durango, in Messico, anche qui vediamo che ci sono delle bande di un vero e proprio calcedonio colorato, rosa o celeste, ma ci sono delle grosse bande che hanno più l'aspetto di geode di quarzo, quindi grosse bande di quarzo molto cristallino, però poi ci ripete i colori dell'agata. Questa è un'agata che viene da Agate Mountain, vicino Payson, in Arizona. Non è un materiale molto comune, ma ha anche questa una grande abbondanza di quarzo alternato al calcedonio. E molti stati americani danno o hanno dato materiali di questo tipo, spesso non molto colorati, ma addirittura in stati come Georgia, che non è certo un paese noto per le agate, Missouri, questa è la miniera della Manhattan in California. Un materiale molto colorato, molto usato dai lapidari, è questo materiale di Schlottwitz, della Germania, che oltre ad avere le bande ben colorate ha delle belle intercalazioni di ametista e di quarzo di grandi dimensioni. Qui ho visto blocchi veramente di dimensioni gigantesche. Poi ci sono altri materiali che sono spariti, questo viene dalla Francia, è un materiale uscito da una miniera d'uranio negli anni 50, alla fine degli anni 50, è uscito per pochi anni, è stato usato, a quell'epoca si facevano vasi e oggettistica con queste cose, però difficilmente troveremo un pezzo di questi in una collezione, perché è un materiale che è sparito completamente dalla circolazione. Un altro materiale francese è questo dalla Tarn, che anche questo vediamo che è costituito da bande complesse, perché qui probabilmente c'è una frattura riempita, però alternanza ancora di quarzo calcedonio.
ancora questi campioni europei vengono da due isole diverse del Mar Egeo in Grecia. Questa è una Leis di Calcedonio e Barite, e questa è una Leis di Calcedonio, anche questa probabilmente di Barite o Calcite, con una forma un po' strana. E entrambi questi campioni sono associati a mineralizzazione d'argento, nel caso di Kimolos, e mineralizzazione profonde d'oro, in questo caso. Anche questo viene da una miniera credo, di argento. Ed è un materiale che abbiamo visto come saggenite, un materiale che alterna in abbondanza barite e altre cristallizzazioni di calcedonio. Questo lo chiamano Australian Leis, è un materiale molto simile al Crazy Leis messicano, che viene dall'Australia occidentale, e ha una struttura molto simile a quella del Crazy Leis, a parte di essere completamente giallo. Ecco, torniamo all'agata Sobelli, che è un'agata sulla quale c'è una certa letteratura e si è studiato bene la sua origine. Ecco, e si è scoperto che l'origine di questa agata dipende da due fluidi mineralizzanti diversi. Un fluido mineralizzante deriva da acque altamente saline che provengono da un vicino lago salato e che sarebbero responsabili della formazione delle soluzioni alcaline e colloidali che formano le bande del calcedonio. Quindi, da un lato abbiamo delle brine, cioè delle acque ipersaline, delle acque ad alta concentrazione, leggermente colloidali, che mi danno il calcedonio. Questo, ricordiamo che è un sistema aperto, noi abbiamo visto le bande in sistemi chiusi, dentro dei noduli. Questo è un sistema aperto, è un sistema dove in genere abbiamo visto cristallizza calcedonio con plum, con un sacco di inclusioni, ma dove in genere non ci sono bande finché diciamo che la crescita del calcedonio crea dei vacuoli, delle zone a sistema chiuso. Quindi qui siamo in un sistema aperto e le bande sono, diciamo, per deposizione la stessa che succede dentro i noduli, cioè per evaporazione, però dove le acque possono circolare tranquillamente, e quindi la creazione di un sistema colloidale è più complesso, evidentemente. Per questo sono associate a laghi salati. Ecco, l'altro fluido, ho digressato un po', l'altro fluido invece sarebbe durante la stagione delle piogge, quando le acque meteoriche alimentano un sistema idrotermale nei paraggi, quindi in genere nel caso di questo abbiamo un'associazione con una camara magmatica molto vicina associata a una caldera. In genere quasi tutti i sistemi idrotermali sono associati a strutture calderiche o camere magmatiche comunque di grosse dimensioni, e praticamente sappiamo come funziona un sistema idrotermale: l'acqua piovana si infiltra in profondità, viene scaldata e una volta scaldata torna in superficie calda, arricchita in minerali sciolti e li deposita. Ecco, questa soluzione sarebbe responsabile delle bande di quarzo o di calcite, di aragonite, di altri minerali. Quindi, perché bisogna aspettare la stagione delle piogge? Perché evidentemente il sistema idrotermale si disinnesca quando manca acqua idrotermale, mentre il lago salato ha perennemente una falda sottostante ricca di brine che può, quando viene meno, diciamo, il sistema idrotermale, che è più contundente, perché le spinte delle acque calde sono più energetiche, e allora può lavorare il sistema dei liquidi colloidali. Chiaramente, appena arrivano le acque diluite del sistema idrotermale, il sistema colloidale sparisce. Quindi possiamo ricostruire una situazione di questo tipo. Abbiamo una situazione che possiamo generalizzare a tutte le agate Leis. Abbiamo un lago salato, che può esistere o meno, comunque, insomma, diciamo, una fonte di brine alcaline che è responsabile del calcedonio. Queste soluzioni sono fredde, sono diciamo di ambiente meteorico superficiale, e possono arrivare un po' in profondità, però diciamo che è un sistema generalmente superficiale. E questo è attivo nella stagione secca, quando queste acque che sono penetrate nel fondo si cominciano ad evaporare e diventano colloidali, diventano
brine, appunto, cioè soluzioni ipersaline. Queste soluzioni sono alcaline, quindi hanno in soluzione una grande quantità di silice. Durante la stagione umida, al contrario, le piogge danno infiltrazione di acqua meteorica in profondità che si avvicina alla camera magmatica, si scalda e crea le soluzioni idrotermali. Queste soluzioni idrotermali calde, evidentemente idrotermale vuol dire calde, acque calde, si espandono leggermente e tendono a risalire. Venendo in superficie sciolgono una serie di elementi durante il passaggio attraverso le rocce. Quando arrivano nella zona che sta mineralizzando, dove prima si stava depositando il calcedonio, depongono la calcite, il quarzo, l'ametista, eccetera. Quindi queste sono mineralizzazioni di temperature un po' più alte, stiamo parlando sicuramente sopra i 100 gradi. E quindi questo avviene a una certa profondità e repentinamente l'arrivo di queste soluzioni crea uno scioglimento di quello che ancora non si era indurito del sistema colloidale delle bande di calcedonio. Quindi l'alternanza di questi due processi mi crea l'alternanza dei minerali nelle agate lese. Quindi, diciamo, riassumendo, noi abbiamo visto che le agate nodulari sono un sistema chiuso con un tipo solo di soluzioni, che sono appunto queste soluzioni meteoriche, ipersaline, ricche di silice. Poi le agate in vene invece sono la stessa soluzione arricchita in silice, però in un sistema aperto. Il sistema è aperto fino a quando si cominciano a toccare dalle due parti le concrezione di calcedonio e creare delle piccole zone a sistema chiuso. In questi sistemi chiusi si formano le bande. Quindi abbiamo visto che sia le agate in vene che le agate nodulari, che sono un sistema aperto e poi chiuso o sempre chiuso, mi possono dare in diverse situazioni agate bandate. E le bande invece delle agate lesse sono un concetto completamente diverso, siamo in un sistema aperto, dove abbiamo due soluzioni. Quindi queste bande concettualmente sono molto dissimili da queste bande, anche se l'aspetto per certi caratteri è molto simile. A differenza dalle agate in vene, nelle agate lesse non avremo quasi mai plume, o direi sicuramente non avremo mai plume o muschi, perché l'interazione con le rocce è di altro tipo e tutta questa deposizione avviene a temperature più alte e avremo molte inclusioni di tipo saggenitico, quindi delle pseudomorfosi di qualunque minerale che viene depositato dalle soluzioni idrotermali, sarà ampiamente trasformato e silicizzato nella fase colloidale, anche se abbiamo visto che molte bande sono di quarzo, che questo è più stabile a contatto con la silice, però tutte le volte che abbiamo barite, calcite, aragonite, queste vengono trasformate. E poi non avremo mai alcune strutture tipiche delle agate nodulari, ma anche delle agate in vene, come per esempio le bande piano parallele, che sono frequenti nelle nodulari, ma sono frequenti anche nelle agate in vene, nelle porzioni finali, quando il sistema passa a sistema chiuso. Qui non avremo mai agate bande orizzontali. Avremo una cristallinità molto alta perché il calcedonio qui è sotto forma di incrostazione, però poi il passaggio delle altre soluzioni diluite mi provoca sicuramente una ricristallizzazione di tutto il materiale. E la caratteristica è appunto quella dell'ace, cioè di essere sempre tremolante per la grande quantità di quarzo. Il quarzo sarà quasi sempre quarzo ametista.